con questa scomposizione poi andremo a vedere il segno del trinomio. Qui possiamo procedere in due modi diversi. Possiamo o risolvere prima questa disequazione e poi vedere il segno del prodotto x1 meno x meno 1 per x meno 2, oppure fattorizzare prima e poi vedere il segno di tutti i fattori, è uguale. Quindi andiamo a considerare il denominatore, x alla seconda, più 2x meno 8, e vedere, no, non uguale, scusa, e vedere che segno ha. Anche qui calcoliamo il delta, qui a vale 1, b è 2 e c è meno 8. Il delta è 2 alla seconda che è 4, più 32 e 36. Anche qui posso fattorizzare perché il delta è positivo. Qui x1, 2, i valori che annullano il trinomio sono meno b, quindi meno 2, più o meno radice di delta che fa 6, diviso 2 volte a che è 2. Col più ho 6 meno 4, 2 che fa 4, diviso 2, 2, meno 2 meno 6 meno 8, diviso 2 meno 4. Quindi il denominatore si scompone in x alla seconda più 2x meno 8, si scompone in x più 4 e x meno 2. Quindi la nostra disequazione diventa x alla seconda meno 3x più 2 fratto x alla seconda più 2x meno 8, possiamo scriverlo come x meno 1 per x meno 2 fratto x più 4 per x minore. Dopo aver scomposto i fattori, ho fattorizzato il numeratore e il denominatore in questo modo. Domanda: posso semplificare queste due espressioni? Fatemi ricontrollare i segni prima. 2, 1, 2, posso, ho x meno 2 sopra, x meno 2 sotto, posso buttarli via? C'è chi dice no, c'è chi dice dipende. Chi offre di più? Dice la logica. Ragioniamo. Perché abbiamo messo migliore di zero e non maggiore di quanto? La disequazione di partenza è questa, ho solo fattorizzato questo, questo non posso cambiarlo. Disuguaglianza rimane, però se faccio questa semplificazione corro un rischio. Posso dividere x meno 2 diviso x meno 2? Risposta: sì, a patto che x meno 2 non sia 0. Se io lo butto via e non prendo questa precauzione, ok, allora questa espressione è sì identica a questa, ma se la semplificazione si può fare, cioè se x non è 2. Se trascuro questo, ignoro questo fatto e trascuro il fatto che questa eguaglianza vale a condizione che x meno 2 non sia 0. Morale della favola è meglio non farlo. Perché o mi ricordo che x non deve essere 2, perché se x non è 2, x meno 2 e x meno 2 hanno lo stesso valore e lo stesso segno, la semplificazione la posso fare, ma se lo faccio 9 volte su 10 mi dimentico il fatto che x non deve essere 2, quindi è meglio non farlo. Posso
posto che ci teniamo tutti i fattori, andiamo a vedere il segno di ogni singolo fattore. Qui abbiamo x meno 1 che è maggiore o uguale a 0, se x è maggiore o uguale a 1, il primo fattore. Poi ho x meno 2, qui metto solo maggiore perché poi ce l'ho anche al denominatore. Se x è maggiore di 2. E poi ho x più 4 che è maggiore di 0 se x è maggiore di meno 4. Ok? Attenzione, siccome x meno 2 c'è due volte, nella tabella deve apparire due volte. Ogni fattore ha la sua riga. Tabella. X abbiamo numeratori sono meno 4. E 1, pardon, e 2. Poi abbiamo il numeratore che è composto di due fattori, x meno 1 e x meno 2. X meno 1 è positivo a destra di 1, quindi meno meno più più e in meno e in 1 è 0. X meno 2 è positivo a destra di 2 e il 2 è 0. Poi c'è il denominatore che è composto da x meno 2 e x più 4. X meno 2 di nuovo e qui non deve essere 0, x più 4 è positivo deve essere di meno 4 e anche in 4 non è buono perché non è il denominatore. Adesso tiriamo le somme. 4 volte meno fa più, 3 volte meno fa meno, 2 volte meno più, tutto più. In meno 4 si annulla il denominatore, qui la frazione non esiste, in 1 si annulla il numeratore, qui vale 0, in 2 annullo il numeratore e il denominatore, qui l'espressione non è calcolata. L'esercizio mi chiede dove la frazione è negativa, quindi cerco l'intervallo dove è meno, si trova tra meno 4 e 1, quindi la soluzione è meno 4 minore di x minore di 1. Gli estremi non sono soluzioni perché per prima cosa il meno 4 annulla il denominatore, quindi non lo sarebbe in nessun caso. 1 non è soluzione perché annulla la frazione, ma l'esercizio mi chiede minore di 0, non minore o uguale. Quindi gli estremi non sono soluzioni. Fatevi stato. L'esercizio sui più belli è finito. Ok? Un altro. Domande? Altro esercizio. Proviamo questo. Meno numeratore c'è 2, denominatore x meno 3, meno x minore di 0. Questa disequazione non è in forma normale, perché a sinistra, a destra ho 0 che va bene, a sinistra però ho due termini. Deve esserci una sola frazione, quindi devo sommarli. Minimo comune multiplo x meno 3. Al numeratore qui ho meno 2 meno x per x meno 3. Vediamo le parentesi al numeratore. Meno 2 meno x alla seconda più 3x più 3. Rimettiamo in ordine i termini al numeratore. Posso girare pagina?
abbiamo meno x alla seconda più 2x, no, più 3x, pardon, più 3x meno 2, e al denominatore c'è x meno 3 minore di 2. Andiamo a fattorizzare il numeratore, il denominatore non è fattorizzabile, è di primo grado, fattorizziamo il numeratore. Meno x alla seconda più 3x meno 2, vediamo che segno ha. Io ho A che vale meno 1, B è 3 e C è meno 2. Il delta vale 9, meno 4 per meno 1 per meno 2,